Domani si aspetta un campo difficile, una squadra difficile. E l'augurio di fare una buona gara e nello stesso tempo sappiamo che per farla dovremo essere bravi noi, perché troviamo una squadra molto motivata, in ripresa dopo una flessione che ha avuto, e per cui sono quelle gare che bisogna gestire veramente con grande temperamento, e troviamo un ambiente molto caldo, e sappiamo bene che Avellino è sempre una piazza di un certo tipo, però troviamo una squadra che anche sotto l'aspetto, diciamo, aggressivo, fa della sua arma e una componente, delle sue qualità, una componente principale. Hai qualche episodio, qualche ricordo, non so, di partite ad Avellino a livello Abbiamo personale? giocato in da quando parecchie, parecchie. Non sto più a ricordare perché sono troppe. In realtà l'Avellino è sempre stata una squadra che ha fatto la Serie B, Serie A, e per cui è ritornata in una categoria di sua competenza, adesso con ambizione, perché è una società ambiziosa, per cui ha avuto questo periodo di smarrimento, di sofferenza, poi il fallimento, le varie vicissitudini societarie, adesso invece è una realtà importante della Serie Non c'è Iori, però insomma anche l'altro giorno in campo la squadra comunque ha dimostrato carattere perché è riuscita a recuperare una partita che si era messa male in finale, no? B. Ma il mio rammarico è che non siamo riusciti ad andare a riposo col vantaggio, questo più che altro, perché effettivamente poi averla recuperata è stato significativo. E nello stesso tempo abbiamo incontrato una signora squadra che effettivamente per 8-11esimo era la squadra di Serie A dell'anno prima. Nello stesso tempo abbiamo avuto dei momenti buoni, dei momenti dove abbiamo dovuto soffrire. Però ecco, aver recuperato la partita sicuramente ti dà quella consapevolezza che a livello caratteriale, a livello fisico, a livello di mentalità ci siamo. L'importante è continuare a coltivare queste, diciamo, queste capacità. Poi no, Iori fortunatamente insomma, non è molto grave, alla fine lo potrei perdere solo per 2 o 3 partite. Sì, per fortuna, è chiaro che abbiamo perso un giocatore che stava facendo anche bene, aveva fatto gol, che gol che lo cercava da un po' di tempo, per cui aveva anche il morale dalla sua, è una fortuna che per me non ci voleva, anche che è un giocatore che sicuramente sotto questo aspetto la squadra ne può risentire, perché a livello organizzativo è un po' un giocatore di riferimento. Però è un infortunio che speriamo si risolva nei tempi bene stabiliti e poi alla ripresa e al campionato di averlo a disposizione, o almeno che sia vicino alla disponibilità. Alla luce dell'infortunio di Iori e della sua assenza, cambia qualcosa a centrocampo come disposizione, magari un centrocampo Vediamo, più folto? non lo so, adesso vediamo, perché abbiamo anche situazioni un po'. E come dire, non dico di instabilità, però abbiamo lavorato su, abbiamo fatto un allenamento per la partita di domani, perché ieri abbiamo buttato dentro qualche idea domani mattina e vediamo di verificarla un po' a tavolino più che campo, e basta, insomma, poi sappiamo bene che la partita che devi affrontare, soprattutto sotto l'aspetto agonistico, non avendo avuto neanche tanto il tempo per prepararla. Hai fatto un piccolo turnover nell'ultima partita con Fexes in Arezza, come sono andati secondo te? Bene, cioè bene, sia anche Rocky, che era un po' che non giocava. È chiaro, purtroppo l'infortunio di Iori ci ha privato di un cambio che poteva essere sicuramente un cambio importante anche per dar respiro a qualcuno. Però Igor ha lavorato bene, è un ragazzo che ha un aspetto tattico, è molto intelligente e disponibile. Questo Fexesin, la prima partita che era partito in modo un po' così, non dico il freno tirato, però aveva un po' preoccupazione di non entrare in partita, poi quando è entrato ha fatto bene, ma non mi posso lamentare assolutamente. Un vantaggiato che è stato a riposo, insomma, è facile che venga impiegato magari domani, che è fresco, no? Rispetto a chi magari ha giocato 2 giorni fa. Sì, adesso vediamo, perché anche sono situazioni che valuteremo un po' domani mattina, o dar continuità o avere alternanze, in base un po' anche a certi un po' acciacchetti che ancora persistono, per cui avremo le idee chiare fra 24 ore, per cui decideremo.
C'è Cuffa che ha fatto scarico, lavoro di scarico ieri e no, oggi ha fatto lavorato, lamento, oggi no, aveva le vesciche, aveva delle vesciche che non gli permettevano di mettere la scarpa, però oggi si è allenato. E Santa Croce come sta? Non l'ho visto... Ma abbastanza fase, diciamo, intermedia. Non è... Oggi si è allenato con la squadra, anche ieri ha fatto la partitella con chi non ha giocato e sembra che il suo infortunio sia ormai un po' alle spalle. Quindi a disposizione per domani. Sì, sì, viene via, viene via. Ok ragazzi. No, domani è praticamente Rastelli, tu l'hai avuto come giocatore due volte mi pare. Quindi si può dire allievo che sfida il maestro. Sì, ma almeno a incontro, Piacenza Reggio. Ne incontro parecchi di... Lui in particolare me lo ricordo nelle due squadre. No, ragazzo eccezionale. Mi fa piacere perché è un ragazzo che è sempre stato molto disponibile. Gli auguro tutte le fortune perché non da domani, però merita perché è un ragazzo che sa lavorare bene, sa porsi bene ed è sulla strada giusta.